Pietro Ferrante. La materia grezza diventa gioiello. L'intuizione del cuore e la sapienza delle mani trasformano il ferro e il caos e l'argento per impastarli ai teschi, alla musica e alla legge della strada. Pietro Ferrante. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Per questa puntata di Riconosciamoli ho il piacere di avere come ospite Giacomo Cuzzi. Ciao Giacomo. Ciao, arrivato. Buonasera. Buonasera a tutti. Sigla. Ciao Giacomo, ben arrivato. Grazie. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Senti, allora, tu sei assessore, dillo tu perché è talmente lungo che ve lo sono già dimenticato, tu sei assessore. Attività produttive, il turismo, il commercio, i grandi eventi, pubblica istruzione, edilizia scolastica e poi una delega particolare a cui tengo molto alla valorizzazione delle periferie. Basta? Poi c'è qualche altra cosa, quindi, mercati. Ah, ma certo, mi sembrava, era troppo corto. Quindi tutte queste cariche, sai che dicono che più una cariche meno fa? No, non è il tuo caso. Non è il mio caso. Non è il tuo caso, quindi tu lavori almeno 25-26 ore su 24, spero. Diciamo 16, dai. Ah beh, 16, quindi dormi 8? Dormo 8. Ah, va bene. Sì, di tutti questi, qual è quella che ti affascina di più? Bah, sicuramente la delega al turismo e ai grandi eventi è una delega molto importante per la città di Pescara. Poi mi affascina molto la sfida della valorizzazione e il recupero delle periferie, delle aree dismesse. Abbiamo portato a termine un progetto importante finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per 18 milioni di euro. Proprio in questi giorni stiamo definendo la fase della progettazione, arriveranno le risorse e quindi diciamo che quella è una cosa a cui tenevo molto, perché la mia esperienza nasce dal quartiere, dai quartieri periferici della città, e quindi portare a compimento questo progetto è sicuramente una cosa molto affascinante per chi fa politica. Senti, la passione, tu sei giovanissimo, la passione della politica ti arriva da quando sei bambino? Sì. Sei un figlio d'arte. sì, diciamo che è una roba di famiglia, nel senso che in casa si è sempre ispirata la passione per la politica, per l'impegno pubblico, per la risoluzione delle problematiche, soprattutto nei confronti delle fasce più deboli della società. E quindi papà ha avuto un'esperienza come presidente della provincia, poi ha fatto per tanti anni l'assessore. Anche mio zio, da parte di mia nonna, è stato uno storico senatore di questa città, e quindi diciamo che si respirava da sempre l'area per la politica, per l'impegno pubblico. Io ho seguito questa scia e cerco di fare del mio meglio per portare a compimento tanti progetti.
Senti, non credi che l'Abruzzo sia un po' poco pubblicizzato nel resto d'Italia per quanto riguarda il discorso spiagge, il discorso turismo, il discorso delle montagne? Sicuramente sì. Sicuramente, quindi, sì, noi sicuramente, abbiamo, sì. No, sicuramente sì, noi abbiamo un patrimonio straordinario di bellezza, di biodiversità, di eccellenze enogastronomiche, mare, montagna, questa vicinanza straordinaria. Abbiamo poca cultura nel fare sistema turistico. Quindi dobbiamo prendere un responsabile di marketing strategico che faccia sì di... No, forse siamo poco abituati, negli ultimi anni si è mosso qualcosa, c'è molto fermento, c'è la riscoperta della nostra terra, si muovono anche cose sulla promozione turistica, sul marketing territoriale. Certo, abbiamo e dobbiamo copiare anche da quelli che sono i campioni del mondo del turismo. Viene a pensare l'Emilia Romagna, che su 21 km di costa riescono a fare 25 milioni di presenze turistiche all'anno. Noi dobbiamo sicuramente crescere da questo punto 30. Di vista. Anche, ma non abbiamo nulla da invidiare. Per l'organizzazione il Trentino. Dobbiamo migliorare sotto diversi punti di vista. Che se le nostre montagne prendessero un decimo dell'organizzazione del Trentino, saremmo il paradiso dello sci al centro sud Italia. D'altro canto, c'è il dato positivo è che abbiamo la materia prima, che è quella delle nostre bellezze naturali. Dicevamo prima, le montagne, il mare, abbiamo delle spiagge fantastiche, anche riportate a livello internazionale, come Punta d'Erci, mi viene da pensare, delle montagne straordinarie, attrezzatissime, come quelle del Trentino, penso a Roccaraso, ma anche altre montagne. E quindi dobbiamo fare sistema su queste cose, però abbiamo la materia prima e quindi il compito è più facile. Ne approfitto di farti un po' di domande, che sai, come le persone poi domandano, io sono abbastanza curioso, ma questi famosi collegamenti in montagna che gli volevano fare, cioè, a che punto si è? Cioè, queste meraviglie, non riusciamo a collegare le varie stazioni sciistiche. So che c'erano dei progetti. Lo ski pass unico. Ma lo ski pass unico sì, ma c'era anche la possibilità, non so, di collegare ad esempio Mamma Rosa con Passo Lanciano, che sono ancora. Non sì, sono su questo si sta facendo un lavoro nel master plan, sono già state stanziate le risorse, quindi è un dato straordinario specifico alla montagna, diciamo, di Passo Lanciano. Poi sono state fatte delle opere, come io sono stato a sciare pochi giorni fa a Roccaraso, c'è la nuova cabinovia che collega bene anche le due stazioni che ci sono, quindi è un dato importante. Si sono fatti degli investimenti importanti su quello che è il turismo, ora occorre la valorizzazione, cioè portare e premere sull'incoming. Si è fatto anche un lavoro importante sul salvataggio dell'aeroporto, che consente a tantissime persone di arrivare in Abruzzo e nel nostro caso a Pescara, e poi queste persone, diciamo, si muovono in tutto il nostro territorio, che è piccolo. L'aeroporto deve essere, secondo me, proprio la punta di diamanti di una regione, sì, perché è fondamentale. Poi abbiamo la fortuna di averlo in città. Siamo fortunati di averlo in città perché collega, insomma, Pescara, Chieti, sono tutte Teramo, L'Aquila, comunque è proprio in mezzo, nel senso che questa è una grande fortuna. È una grande fortuna che non si trova in altri territori. Quindi noi da questa importante risorsa che abbiamo dobbiamo poi premere sulla valorizzazione del territorio, soprattutto per farlo conoscere. Negli ultimi anni l'Abruzzo purtroppo è balzato alla cronaca anche per fatti non positivi, come mi viene da dire il terremoto, la tragedia di Rigopiano. Noi dobbiamo cercare invece di non dimenticare quelle tragedie, ma di far conoscere il nostro territorio anche per le tante bellezze che abbiamo, perché è davvero una terra straordinaria. Tutti quelli che vengono in Abruzzo, nello specifico a Pescara, si trovano bene. Molti prendono casa, vanno alla ricerca di casa. Quindi è un dato che deve farci riflettere, soprattutto deve convocare la politica tutta, destra, sinistra, quando si è maggioranza, quando si è opposizione, a premere l'acceleratore su quella che è l'economia del turismo. E bisogna fare degli investimenti, cioè i comuni devono prendere pezzi di bilancio e devono investire risorse, perché poi il turismo va incentivato con delle risorse vere, oltre con la programmazione attenta ad esempio sugli eventi, la programmazione sempre con risorse di bilancio vere sulle infrastrutture, di cui noi siamo però dotati, e quindi dobbiamo
vogliamo fare sistema e soprattutto metterci insieme con una programmazione unica regionale e investire risorse per far arrivare sempre più persone e per dar modo di far crescere anche gli operatori turistici. Senti, Pasqua ormai è passata, quindi... Positiva, una Pasqua positiva. Una Pasqua positiva, ma fatta la Pasqua uno pensa già all'estate. Situazione del mare, come siamo messi? Ma sul mare diciamo che abbiamo fatto un grande lavoro, sono partiti i lavori di sfondamento della diga foranea che consentirà, diciamo, dopo anni, alla fine, questo scorrimento naturale del fiume verso il mare senza avere questo tappo che poi ostruisce il deflusso delle acque. C'è il potenziamento. Ma soprattutto dà la possibilità, credo, alla marineria di non avere più problemi che ha avuto delle sabbie. Sicuramente ci sarà anche una pulizia naturale, ci sarà una pulizia per quanto riguarda anche la qualità delle acque che non ristagneranno e quindi con l'effetto ombrello che creava la diga foranea poi ributtava sulla costa e sugli stabilimenti. Beh, i lavori sono appena iniziati, quindi ci vorranno un po' di tempo, perché vanno costruiti anche i moli guardiani, quindi non è solo lo sfondamento della diga foranea, ma diciamo è la riqualificazione tutta del porto. Poi c'è un altro pezzo importante che è quello del potenziamento dei duperatori che consentirà, ad esempio, lo dico in maniera molto banale, quando piove di non dover aprire i depuratori, ma di contenere anche quelle che sono le acque piovane e quindi di non avere un risultato negativo sulla qualità delle acque. Ad esempio, noi siamo stati abituati negli ultimi anni che al termine di un acquazzone il mare il giorno dopo aveva dei valori non positivi e quindi questo creava anche dei problemi sulla balneabilità delle acque. Un po' da tutte le parti. Noi poi siamo dei campioni a darci addosso, invece dalle altre parti sono dei campioni nel promuovere quelle che sono le bellezze e accantonare quelli che sono i problemi. E questo è un problema culturale che andrà anche superato nella visione di una città dedita e di una regione dedita ad investire sull'economia del turismo, perché poi gli investimenti sono un pezzo, un altro pezzo è l'accoglienza turistica, che anch'essa è di fondamentale importanza. Senti, ad esempio tu sei accogliente, quindi ti ringrazio. Invece ho visto che sei anche assessore della scuola. Sì. Ecco, la scuola è una di quelle cose che più mi appassionano. Come siamo messi come a livello scolastico? La scuola è una delega bellissima, forse prima impropriamente ti ho detto che quella che dà più soddisfazione è le periferie, perché sto seguendo un progetto molto importante che per me è un valore straordinario. La scuola è un'altra delega che ti permette di entrare nel vivo su quella che è la formazione della società del futuro. Questo è il punto che volevo toccare, ed è un tema importante. Cioè, se c'è un'istruzione di base... chiaramente i nostri ragazzi hanno poi proseguiranno quello che si sta facendo. E sicuramente avremo, se saremo bravi in questo tempo che è il presente, avremo sicuramente per il futuro una società migliore di quella che è oggi. Quindi questo è un dato molto affascinante. Su quello stiamo facendo due lavori. Il primo è sulla sicurezza degli edifici scolastici. Noi abbiamo 53 plessi scolastici, Pescara è zona sismica, catalogata zona sismica dal 2003, quindi abbiamo fatto tutto un lavoro che per tantissimi anni non era stato fatto, cioè quello degli studi di vulnerabilità sismica, che poi danno un indice di reazione di queste strutture scolastiche rispetto a un eventuale sisma, che ci auguriamo non accadrà mai, e in base a questo facciamo tutti i lavori di adeguamento. Abbiamo stanziato per le vulnerabilità ad oggi, in un anno e mezzo, circa 1 milione di euro, e abbiamo iniziato a fare tutta una serie di lavori di manutenzione straordinaria per un importo di 500.000 euro. A giorni partirà il cantiere di riqualificazione totale della scuola di San Silvestro per un importo di 800.000 euro. Stiamo facendo due asili a Porta Nuova per un importo di 500.000 euro, la palestra nel quartiere San Donato per 1 milione di euro. Insomma, abbiamo in cantiere tantissimi lavori e un investimento importante che con la nostra amministrazione in questi 4 anni siamo riusciti a mettere in opera, e questo è anche un dato molto significativo per la città e per quegli investimenti che dicevamo, perché poi i ragazzi devono avere a scuola un ambiente che li sappia far crescere, ma anche un ambiente sicuro, accogliente, insomma, dove poter studiare in tutta tranquillità, sia per i ragazzi che per i genitori che mandano i figli a scuola. Senti Giacomo, questo format prevede che a metà trasmissione abbiamo ormai un cantante famosissimo che è Andrea Del Rosso, che noi vogliamo lanciare per Sanremo, magari non del prossimo anno, ma nel giro di poco tempo, il quale per ogni puntata dedica una canzone all'ospite. Ah.
Oggi Andrea, buongiorno, buonasera. Che canzone dedichi oggi all'ospite? Buonasera Riccardo, buonasera Assessore, buonasera, buone feste di Pasqua passate. Ho scelto un brano di Luigi Tenco, Mi sono innamorato di te. Buon ascolto. Sono innamorato di te e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento di averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Pietro Ferrante. La materia grezza diventa gioiello. L'intuizione del cuore e la sapienza delle mani trasformano il ferro e il caos e l'argento per impastarli ai teschi, alla musica e alla legge della strada. Pietro Ferrante. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in studio dopo la
cosa possiamo dire di questo ragazzo? Un'interpretazione di una canzone difficilissima di Tenco. Vedi, lui abbraccia anche quelle lui è più un cantante moderno, adesso abbraccia anche nella sua totalità di espressione, migliorando alla grandissima. Straordinario, complimenti, davvero. Obiettivo molto strano. Bravo. Canzone difficile, poi. Canzone difficile, molto bella, triste, ma insomma che fa pensare. Che fa pensare. Io l'ascolto spesso. Anch'io, io sono un amante di Tenco. Infatti ogni tanto piango, rido però piango. Senti Giacomo, quindi ritornando al discorso di prima, sulla scuola, hai detto sono stati stanziati, ma a livello di, oltre che di strutture, di quelli che possono essere, per essere sempre aggiornati, qual è l'impegno della città, credo il computer, piuttosto che, come siamo messi su sì, questo noi punto? Abbiamo... Perché, perdonami, la tecnologia va avanti talmente veloce che dobbiamo sempre essere aggiornati per essere all'avanguardia. Ma diciamo che la scuola è un cantiere sempre aperto, ecco, cioè sempre, questo mi piace, è sempre in aggiornamento. Io ho frequentato le scuole non tantissimi anni fa, e frequentandole oggi mi accorgo dei miglioramenti che ci sono stati rispetto ai miei tempi, che ripeto non sono molto lontani. Sì, ad esempio, io Garibaldi era morto da poco. Ad esempio, non so, le LIM, che sono queste nuove lavagne multimediali che consentono un'interazione diretta tra studenti, professori, insegnanti, e quindi consentono anche un apprendimento rispetto alle nuove tecnologie diverse. Del resto oggi i ragazzi, i bambini a 2 anni usano gli smartphone, quindi è chiaro che c'è un processo nuovo dell'apprendimento, anche molto più semplice rispetto a non tantissimi anni fa, alla mia generazione che sono dell'82. Anno dei mondiali, eh? L'anno dei mondiali. C'è un'attenzione molto... Sei nato prima della... Io dopo, il 6 settembre. Il 6 settembre. Quindi sei già campione del mondo. Sei nato campione del mondo. Si dice, ma sono cose importanti queste, la vedo. 2006-82 sono anni importanti. E quindi cerchiamo di dare il massimo sostegno rispetto anche alla fornitura di queste nuove tecnologie, rispetto a tutta una serie di attività extrascolastiche. Parlavamo prima delle periferie, siamo molto attenti ad integrare con le attività scolastiche una serie di iniziative in quelli che sono considerati i quartieri più difficili della città. Penso ad esempio a Villa del Fuoco, dove abbiamo portato a termine lo scorso anno un progetto che riguardava appunto la lotta alla dispersione scolastica, quindi con il teatro pomeridiano per i bambini. A breve nascerà con un finanziamento straordinario la cittadella dell'infanzia, che consentirà a mamme e bambini in un luogo sempre del quartiere 3 Villa del Fuoco di ritrovarsi e di fare varie attività anche nel pomeriggio, perché poi il significato della scuola anche in quartieri difficili è quello di accogliere a 360 gradi quello che è l'alunno e il ragazzo, che deve crescere con una formazione che gli consenta di non abbandonarsi alla strada, ma di coltivare nuove espressioni di cultura e di fare, appunto, per non cercare di essere travolto da quelle che sono le attività che spesso circondano in quartieri difficili i nostri ragazzi. Quindi cerchiamo di stanziare ogni anno dei fondi. Quest'anno abbiamo stanziato circa 40.000 euro per le attività extrascolastiche, che verranno distribuite in questa maniera, appunto, per fare da supporto a quella che è l'attività ordinaria. Abbiamo fatto una serie di incontri ad esempio sull'Abruzzese, con l'Abruzzese 2.0, con Vincenzo Olivieri, che sono andati anche alla ribalta della cronaca nazionale per l'originalità, appunto, del riscoprire la lingua abruzzese in chiave, diciamo, poi ironica. Vincenzo è una persona molto umana. Sì, molto umana, quindi sempre molto disponibile. Anche questa cosa ha avuto un grande impatto sui ragazzi. Facciamo corsi di inglese, insomma, cerchiamo di sostenere in maniera adeguata quella che è l'offerta scolastica cittadina. Senti, che cosa ne pensi di quel progetto che c'era di unificare un po' tutte queste città satellite a Pescara? La Grande Pescara, ma io mi sono opposto alla tempistica del progetto, mentre credo che la radice, un po' come tutte le cose, che la radice del progetto ha un significato straordinario, cioè quella dell'unione di tre comuni che sono, diciamo, continui.
Pescara, Montesilvano, Spoltore. Io immagino che questo progetto possa elevare ancora di più l'asticella dell'ambizione, cioè unire ad esempio Francavilla, la provincia di Pescara con la provincia di Chieti. Ci sono alcune realtà come Francavilla, Città Sant'Angelo con Montesilvano, San Buceto con Pescara, che ormai sono continue, hanno gli stessi abitanti, le stesse frequentazioni, la stessa necessità di velocità da parte degli enti pubblici nel dare risposte, ad esempio rispetto agli insediamenti produttivi, al lavoro, alla necessità di assistere il terziario. E quindi immagino che bisogna continuare su questa progettualità con dei tempi che non devono essere dettati dagli spot elettorali, ma devono essere dei tempi della ragionevolezza, cioè bisogna avere una tempistica per far sì che questo progetto diventi un'opportunità per i cittadini, per gli imprenditori, per creare nuovi posti di lavoro, per creare nuova attrattività turistica e non diventi diciamo un boomerang che ritorna addosso ai cittadini, perché si crea un lasso di tempo dove le regole, i regolamenti non sono certi, unificati, e quindi si vanno a creare dei disagi. Se no sono molto favorevole, ci vogliono dei tempi adeguati, è un processo che va fatto in 2-3 anni e va portato a compimento affinché generi davvero un'opportunità per il futuro, per le nuove generazioni, per coloro i quali vogliono investire in questa grande città e soprattutto per creare un grande polo cittadino che riesce a porsi nel panorama nazionale con forza e soprattutto a diventare nel Medio Adriatico un punto di riferimento importante. Senti, e questo autobus che doveva partire da Montesilvano ma non è mai arrivato a Pescara sulla strada parco? Dimmi perché in principio era il filobus. Diciamo che oggi il progetto è stato rivisitato con degli autobus, è una cosa che dovrà essere portata a compimento confrontandoci insomma in questi giorni. Sappiamo che sono stati fatti tanti lavori, per tanti soldi. Sappiamo che da luglio dovrà partire una sperimentazione, c'è anche un progetto. Da luglio parte una sperimentazione. C'è anche un progetto molto ambizioso di biglietto unico che dovrebbe partire da Pineto fino ad Ortona, appunto per consentire, diciamo, Pescara è una città che di giorno entrano 120.000 automobili, 130.000 automobili, quindi immaginiamo un trasporto pubblico di massa, economico, quindi vantaggioso per coloro i quali si muovono da fuori città, e sicuramente deve essere veloce, quello è il segreto, cioè dobbiamo immaginare che un utente da Pineto ad Ortona, passando per Pescara o per raggiungere Pescara, possa usufruire di questo servizio in tempi veloci ad un costo vantaggioso. È un biglietto di 1,20 euro, anche attraverso dei sondaggi fatti dal buon Tonelli, risulta che gli utenti sono molto favorevoli a questo tipo di spostamento, e così diamo un segnale anche verso, diciamo, l'ambiente, cercando di far arrivare meno macchine in città ma più persone in città che potrebbero muoversi a dei costi vantaggiosi e con diciamo dei tempi ragionevoli, perché se immaginiamo un autobus oggi che si mette in coda con le macchine da Pineto a Pescara, sappiamo bene che i tempi di percorrenza sono molto elevati. Comunque sono autobus ecologici. Sì, sono autobus ecologici, quindi dovrebbero portare e silenziosi, dovrebbero portare un grande vantaggio alla città. È vero che passava il treno. Sì. Siamo abituati a questa quiete. Sono silenziosi, però, ecologici. Sì, silenziosi ecologici, dovrebbero rispettare anche quella che è la natura della strada parco, che oggi è una strada frequentata da tantissime persone. Io la sera, quando posso, vado a correre, quindi è un luogo molto importante di vitalità, di vita sociale della città, anche di funzione sportiva, perché molte persone si tengono in forma. È un peccato aver visto tutte queste cose fatte negli anni e poi alla fine è altrettanto importante il trasporto pubblico di massa. Questa città oggi non ha un trasporto pubblico di massa che collega varie parti della città, ad esempio penso anche all'asse dalla stazione all'aeroporto, uno spostamento veloce, quindi su questo si sta lavorando all'inizio di luglio dovrebbe partire appunto la sperimentazione, così come ci è stato comunicato, e quindi siamo molto favorevoli rispetto a questa progettualità. Visto che parli di collegamento stazione-aeroporto, che secondo me è fondamentale, sì. E invece dal porto quando è che si avrà una nave che va in Croazia?
Noi ci auguriamo presto. È legato al discorso della diga foranea? Anche, è legato al discorso della diga foranea, è legato al discorso dei fondali che sono troppo bassi per accogliere delle navi importanti. Noi anche la nave veloce. Noi nei primi 2 anni l'abbiamo fatto. Certo, anche lì rispetto alla funzione turistica va capito bene che molto, molto spesso è collegamento, diciamo, turismo outcoming, cioè gente che parte da pescare e va fuori, e molto di meno gente che arriva ad esempio dalla Croazia e viene nella nostra città. Però anche quello serve alla città, perché ci sono degli spostamenti anche nazionali di persone che decidono di pernottare una notte in città e poi partire per l'altra parte dell'Adriatico. Certo, dobbiamo ristabilire questo contatto. La regione ha fatto proprio in queste settimane un bando per cercare appunto il soggetto che può garantire questo tipo di collegamento, e noi ci auguriamo che questo possa essere messo a sistema nel corso degli anni. Io mi ricordo che da bambino mi portarono a vedere la Tiziano, e quindi ho questo ricordo importante. Pescara è una città che naturalmente si collega con l'altra parte dell'Adriatico, e noi dobbiamo implementare questa funzione. Ci auguriamo che il bando vada a buon fine, appunto, già da quest'anno potremmo riavere un collegamento. Sotto il Ponte del Mare c'è un'area estesa che potrebbe veramente... Sì, molto bella, in questi anni sono stati girati anche parecchi film. Il Ponte del Mare è debuttato al cinema, un film con il regista Claudio Amendola, insomma, che ho avuto modo di conoscere, che hanno ripreso la nostra città in tutta la sua bellezza. Ultimamente in questi giorni è stato girato un altro film con attori importanti, Micaela Ramazzotti e altri attori, quindi siamo contenti che anche da questo punto di vista Pescara abbia assunto un ruolo importante e bello. Beh, certo, come no. Anche perché è una città, a mio avviso, meravigliosa. Bella. Quindi noi ci fidiamo di gente come te che ha in mano le redini della città, perché anche se devo dire, lo dico sempre, mi ripeto, io vedo che comunque la città in questi anni è migliorata. È in trasformazione. Ma sì, la città devono sempre essere in movimento, non si devono mai fermare. È vero. Devono sempre conservare le cose della sua storia. Essere sempre, a rinnovarle sempre. È vero. Non dico di arrivare a livello della Cina, che in 6 mesi chiamano direttamente tutti i quartieri, però neanche 60 anni, insomma, cerchiamo la via di mezzo. No, giustissimo, Pescara è una città molto dinamica, bella, veloce, moderna. Non lo so, anche il Ponte Flaiano ha dato allo skyline della città uno slancio molto importante. Io ho visto. Sicuramente ha tolto una bella fetta di traffico che bravava. Come no. Ma anche di estetica è qualcosa che evoca una città in movimento, moderna, che tiene anche a questi elementi che poi riassumono l'essenza della città. Io sabato ho fatto una passeggiata sulla riviera e ho visto davvero parecchi turisti ammirare il Ponte del Mare, fermarsi a fare delle foto, e questo è un elemento sicuramente importante per noi, e dobbiamo continuare a valorizzare questa funzione. Io penso che il nostro paese dovrà passare per forza di cose, il paese sistema Italia dovrà passare per forza di cose dall'industria all'industria del turismo. Questa è una sfida molto importante. Io credo che la nostra regione in questo contesto dovrà correre veloce per agganciare questo treno. Nella nostra regione Pescara è sicuramente la porta dell'Adriatico e vetrina della regione Abruzzo, e quindi dovremmo fare un grande e continuare a fare un grande lavoro, anche con le grandi manifestazioni che in questi anni sono andate molto bene, e sulle presenze turistiche. Noi abbiamo un incremento dal 2015 ad oggi del 20% ogni anno, e questo è un dato che ci fa ben sperare per il futuro. E vuol dire anche che è andato fondamentale lo dico in maniera sommessa, che qualcosina abbiamo fatto di positivo. Senti, per chiudere, in chiusura, di questo centro natura? Centro commerciale naturale. Pescara Shopping Village. Esatto, anche tu hai sempre questi nomi lunghissimi che sono difficilissimi da ricordare. No, questa è una bella scommessa. A Pescara si parla di sistema di centro commerciale naturale da 20 anni. Noi abbiamo messo insieme le associazioni di categoria, i commercianti, attorno ad un progetto che diventa una regia unica di tutto il centro commerciale naturale, cioè il primo distretto, la zona centro, tutte le aree pedonalizzate, non solo, che
vuole promuovere attività e valorizzare l'offerta commerciale di qualità che abbiamo nella nostra città, una regia unica attraverso le manifestazioni e gli eventi e poi delle promozioni che possono incentivare gli utenti a frequentare la nostra città. Pescara è una città che funziona se arrivano persone e il nostro centro commerciale naturale, il terziario, ha sempre avuto diciamo una forte vocazione commerciale, appunto perché interessava non solo i confini della città ma 44 comuni che sono raggiungibili a pochi minuti, a poche decine di minuti, sono a poche decine di minuti dal centro della città, e quindi vogliamo incentivare anche per combattere lo strapotere dei centri commerciali che sono intorno alla città e che hanno per forza di cose diciamo fatto scendere i fatturati del commercio cittadino, e quindi noi dobbiamo invece promuovere gli esercizi di vicinato e siamo impegnati in questa sfida. Quest'anno abbiamo messo a regime 50.000 euro di risorse che abbiamo già impegnato per una campagna marketing, la creazione di un'app, la nuova segnaletica del centro commerciale naturale. Abbiamo stanziato nel bilancio di previsione ulteriori 50.000 euro che investiremo in questi mesi, che appunto serveranno a implementare e a lanciare ancora di più questa vocazione commerciale, che passa anche attraverso non solo la promozione del commercio di qualità ma anche attraverso le manifestazioni e gli eventi. Quest'anno faremo 3 notti dello shopping, una al mese partendo da giugno, poi ne avremo una a luglio e una a agosto, e quindi anche questo servirà a far arrivare tante persone in città e a collegare a queste presenze delle offerte vantaggiose. Giacomo, ultima domanda, ti lascio andare via. Ma visto che tu sei l'assessore al turismo, sì, e qual è una telecamera? Sì. Uno spot per convincere a venire in Abruzzo? Lo spot basterebbe far vedere qualche immagine che in questi giorni girano, e quindi io sono sicuramente meno bello delle immagini dell'Abruzzo. Beh, no, che molto, circolano. Sì. Però diciamo che venire in Abruzzo vale sicuramente la pena. Abbiamo un territorio straordinario, mare, montagna. Ci auguriamo che anche quest'anno potremo fare il 1° maggio la sciata in quota a Passo Lanciano, a Roccaraso, fino all'altro ieri, e quindi poi scendere a fare un tuffo al mare a Pescara, magari mangiare un brodetto, fare una passeggiata sulla riviera e sul molo dei Trabocchi, tutto in un giorno, ammirare il ponte del mare, tutto in un giorno, il ponte Flaiano, e poi godere delle belle manifestazioni, cioè, che metteremo a sistema anche per il 1° maggio. Faremo un grande concerto come da tradizione in Piazza della Rinascita, sarà un pomeriggio di musica, partiremo Piazza Salotto. Piazza Salotto, Piazza della Rinascita è un po' troppo politica, chiamala Piazza Salotto. Partiremo dalle 16 fino alla sera, e poi noi abbiamo un'offerta anche molto... Potresti fare cantare anche Del Rosso, che come no, come no, potrebbe dire la sua nel concerto. È bravissimo. Abbiamo anche una vocazione molto importante su quella che è la città del divertimento. A Pescara ci si diverte in maniera sana, ci sono tanti stabilimenti che la sera partono. Questo infatti è il vero motivo perché io ho scelto Pescara, per il divertimento. È una città divertente. È la vera verità. È una città divertente, e molto spesso noi, dico noi, mi ci metto anch'io, non sappiamo apprezzare, perché guardate che girando in Italia o in Europa non se ne trovano di città così infatti divertenti. Giacomo, in bocca grazie, grazie di tutto, gentilissimo, grazie, grazie. Anche questa puntata è terminata, ci vediamo alla prossima, arrivederci a tutti. Per regalarti quello che vuoi tu, quello che ho fatto lo sa solo Dio, se ho già tradito non lo faccio più. Se non è facile che a questa età si perda il senso della fantasia, la convinzione che la libertà non sia soltanto un'altra malattia. Sarebbe stupido cambiare idea, far finta che non ci giochiamo più, poi ritrovarsi dentro una bugia che hai raccontato per non stare giù. Certo a qualcosa se non c'era, alcuni amici se ne andranno via, ma forse questo lo sapevi già, se poi ti accorgi che hai trovato la felicità. Ora che ho te non voglio perdere nemmeno un attimo un amore che mi faccia vivere. Conosco
riesco più il dolore, ho un battito del cuore che brucia dentro di me. Pietro Ferrante. La materia grezza diventa gioiello. L'intuizione del cuore e la sapienza delle mani trasformano il ferro e il caos e l'argento per impastarli ai teschi, alla musica e alla legge della strada. Pietro Ferrante. Quando la passione di fare pizze diventa un'arte. A Francavilla al Mare, ristorante pizzeria Green Dragon Danino. Oltre 60 tipi di pizze, gustosi arrosticini, carni selezionate e fiumi di birra internazionale. Ampi spazi a disposizione per banchetti, cerimonie e cene d'affari. Ristorante pizzeria Green Dragon, Viale Alcione 40, lungomare di Francavilla. Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it